Nel tempo di Giulio II, pontefice di Roma, viveva in Manoppello, cittadina dell'Abruzzo Citeriore, appartenente al Regno di Napoli, un tal Giacomo Antonio Leonelli, dottore fisico, molto famoso nell'astrologia e un uomo di notevoli virtù morali. Costui se ne stava un giorno in pubblica piazza, nelle vicinanze della chiesa di San Nicola di Bari, quando gli si presentò davanti un pellegrino da nessuno conosciuto, d'aspetto religioso, il quale, salutando i presenti, disse con termini di creanza e umanità al dottor Giacomo Antonio Leonelli di dovergli parlare di una cosa importante. Si appartarono sì dentro la chiesa di San Nicola. Il pellegrino mise nelle mani del Signore un fardelletto e, senza svolgerlo, gli disse che si tenesse molto cara quella devozione perché Dio gli avrebbe fatto molti favori e avrebbe sempre prosperato e nelle cose temporali e in quelle spirituali. Giacomo Antonio, aperto l'involucro alla vista di quella sacra immagine del volto di Cristo, restò a prima vista spaventato e, con gli occhi pieni di lacrime, ringraziando Dio di un tal dono, riavvolse l'immagine come era prima. Si rivolse poi allo sconosciuto pellegrino per ringraziarlo, ma non lo vide più. Spaventato, quasi balbettando, domandò agli amici, i quali affermarono di averlo veduto entrare con lui in chiesa, ma non averlo visto uscire da essa. Pieno di meraviglia, lo fece cercare dentro e fuori di Manoppello, ma non fu possibile rintracciarlo. Allora tutti giudicarono quell'uomo, sotto l'aspetto di un pellegrino, essere un angelo del cielo o altro santo del paradiso.